Il nostro viaggio alla scoperta dei candidati sindaco alle prossime elezioni del 12 giugno all'Aquila parte da Americo di Benedetto. Che chi è Americo di Benedetto? Che cosa fa nella vita e perché la scelta di candidarsi? Io esercito la professione di dottore commercialista, sono stato anche presidente dell'ordine di riferimento per la circoscrizione dei tribunali di L'Aquila e Sulmona, ho una specializzazione nella revisione degli enti locali e in tutto ciò che riguarda la pubblica amministrazione, ho avuto già delle esperienze amministrative di primo livello come la presidenza della Gran Sasso Acqua SPA per 11 anni, sono stato sindaco di una piccola comunità per 11 anni, il comune di Acciano, e ho smesso il percorso di amministratore in quel comune nel 2010 dopo un anno rispetto al quale ho esercitato l'attività di coordinatore dei comuni del cratere perché Acciano rientrava nel cratere sismico. Ecco, sappiamo che c'è stata già un'esperienza per la candidatura al sindaco dell'Aquila. Quella volta nel 2017 sembrava cosa fatta, poi non andò a finire bene, anche questo ha la volontà di riprovarci. Ma in sostanza in linea con quello che sta accadendo adesso, io avevo un mio perimetro di azione e di legittimazione politica, ho cercato di portarla avanti in un contesto più ampio, oggi lo ripropongo con una sorta di ribaltamento delle situazioni. All'epoca furono le primarie, adesso è il primo turno, mi candido per diventare sindaco della città perché credo che in questi anni ci sia stata un'attenzione importante da parte dell'elettorato e si siano capite tante cose, anche rispetto ad allora. Amministratore, come ha detto, di alcuni territori ricadenti all'interno del cratere sismico, allora partiamo proprio da qui. La ricostruzione è in via di dettagliamento, cioè si va verso la fine. Il PNRR può essere una risorsa dal governo nazionale per far sì che questo accada nei prossimi 5 anni? Ma la ricostruzione in città non è che sia in dirittura di arrivo. Avete visto voi venendo qui quanto sia a rilento e ferma la ricostruzione pubblica rispetto alla quale ci sarebbe bisogno sia della pubblica sia delle chiese di una sorta di gestione monocratica che espropria alle procedure ordinarie. Per quanto riguarda l'aspetto legato ai nuovi fondi che sono stati messi a disposizione della situazione contingente del Covid, perché non è che qui sono stati reperiti in funzione di una spiccata qualità amministrativa del governo uscente, la contingenza ha portato disponibilità, ci sarebbero state anche se ci fosse stato un commissario, la parte predominante che è quella del fondo complementare al PNRR per le aree segnate dal sisma è stata utilizzata senza un piano strategico generale che doveva vedere il coinvolgimento anche delle altre parti sociali, dei portatori di interessi, di tutto ciò che potevano mettere nelle condizioni a queste disponibilità finanziarie e generare un moltiplicatore dell'investimento pubblico. Ecco, in questi mesi, negli ultimi anni, si è parlato di una L'Aquila che va sempre più spopolandosi, come comunque i comuni dell'interno della regione Abruzzo. Lei è d'accordo con questa visione? Ma io credo che la città debba crescere, quindi se c'è un'inversione di tendenza è ancora più grave. Per crescere c'è la necessità di aprirsi sulle comunità limitrofe e in maniera particolare su Roma. C'è l'esigenza di dare una prospettiva ai giovani, altrimenti lo spopolamento è in funzione di chi non ha una opportunità di potersi fermare in città e costruire una famiglia, e quindi c'è la necessità di un grande piano prospettico che possa permettere appunto l'esercizio di uno sviluppo, di una crescita che guardi soprattutto al futuro. Secondo lei manca il lavoro detto così o manca le strutture per far sì che si arrivi al lavoro? Ma mancano le condizioni perché non c'è la capacità di sfruttare il vantaggio competitivo che noi abbiamo, uno su tutti quelli del sisma, per esempio gli alloggi dell'edilizia sostitutiva. Non c'è un piano, un dibattito, un approfondimento, una capacità di attrarre investitori nella nostra realtà. C'è un'esigenza veramente dirompente perché appartiene al debito di riconoscenza e morale che abbiamo verso il Paese. Noi rischiamo di avere una realtà molto bella, rifinita, ricostruita, ma priva di una prospettiva, e questo sarebbe drammatico per l'investimento che il Paese ha fatto nei nostri confronti. Capitolo salute, come vede la città dell'Aquila per quanto riguarda proprio la sanità e tutto il resto a cui vanno incontro i cittadini? La sanità ha subito negli ultimi anni, non solo per la contingenza Covid, una sorta di disattenzione generale. Il presidio ospedaliero San Salvatore dell'Aquila potrebbe essere un'eccellenza, ancor più perché insiste a 100 km da Roma. Potrebbe essere veramente un volano se si mantenesse la qualità della direzione
dei reparti di riferimento e si abbassassero i tempi degli interventi per poter arrivare ad una mobilità attiva tale da ridurre anche il deficit sanitario regionale. Purtroppo non solo non è stato fatto questo tipo di investimento e di avvicinamento, c'è anche una gestione dedita alla razionalizzazione della spesa che in realtà però genera solo disservizi. Nella sanità c'è l'esigenza di investire perché paradossalmente se investi riesci a generare un circuito virtuoso che poi ti porta anche a superare le criticità finanziarie. Faccio un passo indietro, tornando al capitolo lavoro, il turismo può dare questa prospettiva? Ma noi abbiamo tanti visitatori ma pochi turisti, andrebbe fatta una riposizionamento, ci dovrebbe essere un riposizionamento rispetto alle esigenze che i turisti hanno e quindi la permanenza, la possibilità di avere un complemento di offerta, non solo la bellezza della città ma anche l'utilizzo delle strutture sportive. Abbiamo tutti i problemi del Gran Sasso, fermi da anni e sempre declamati ma mai affrontati, insomma è una situazione molto difficile rispetto alla quale si agisce in maniera spot e non attraverso un piano reale di sviluppo turistico e la nostra città meriterebbe per la sua storia e per la sua bellezza. Chiudiamo in 30 secondi l'appello del candidato Americo Di Benedetto a tutti gli elettori della città dell'Aquila. Io credo che questa volta si debba fare una riflessione su chi si sta proponendo per fare il sindaco nella nostra città. Siamo tre proposte differenti, due simili, una totalmente lontana da quelle che sono in campo. Credo che i cittadini debbano scegliere per un campo di governo, non per un campo di scontro fra le parti politiche. Su questo sono fiducioso perché vedo la città molto attenta da questo punto di vista. Siamo con Simona Volpe, una delle due donne candidate alla carica di primo cittadino nel capoluogo della regione Abruzzo, ovvero l'Aquila. Qual è la scelta? E intanto possiamo fare anche l'identikit di Simona Volpe. Sì, allora ciao, sono Simona Volpe, sono aquilana, sono nata all'Aquila, ho frequentato il liceo classico, poi ho seguito gli studi di giurisprudenza a Perugia, e poi l'abilitazione d'avvocato e poi ho scoperto il mondo delle risorse umane. E quindi per motivi di lavoro sono andata fuori dalla città, ho vissuto sia in altre città d'Italia sia all'estero e questo mi ha permesso di comparare la realtà che ho vissuto all'estero con la realtà aquilana. Adesso sono mamma di due bambini e quindi ancor più sono motivata a cambiare la città. Ecco, l'Aquila punta il futuro sulla ricostruzione. Sappiamo quali sono stati i gravi problemi che ha subito dopo il terremoto del 2009, ma la ricostruzione non è solo la ricostruzione degli edifici pubblici o privati, non è solo la ricostruzione visiva, ma c'è bisogno anche di una ricostruzione delle persone, delle risorse e anche, vogliamo, delle competenze. Sì. È proprio questo il punto. Mi sono resa conto e con il gruppo di lavoro ci siamo resi conto che nell'arco di questi anni, dal terremoto in poi, con l'emergenza Covid, con l'emergenza sanitaria, adesso con l'emergenza economica, la città è in parte ricostruita, il territorio circostante, abbiamo edifici belli, ma manca l'anima della città, quindi crediamo fortemente nella ricostruzione del tessuto sociale e culturale della città. È su questo che vogliamo investire e si deve partire dalla formazione, dalla scuola e da tutti i cicli di vita. Ecco, quanto è fondamentale a questo punto le risorse che arrivano anche dal governo nazionale o anche dall'Europa? Ecco, lei ha studiato anche all'estero, parliamo soprattutto di PNRR. Sì, sicuramente è fondamentale l'aiuto economico, ma non dimentichiamoci che per la ricostruzione del tessuto sociale e culturale serve l'aiuto della cittadinanza intera. Quindi secondo me dobbiamo riscoprire le competenze di ciascuno, non solo competenze tecniche, competenze vecchie e nuove, da saper coltivare un orto a saper trasmettere a un giovane un senso della vita. Quindi secondo me dobbiamo riscoprire e rigenerare il senso di comunità che è andato perduto. Ecco, possiamo parlare anche di un capoluogo di regione che negli anni si è andato spopolando? Assolutamente sì, questa è un'altra problematica e ritorno a quello che ho detto prima, cioè case belle vuote e quindi dobbiamo analizzare perché le persone vanno via da questa città.
riportarle, ricostruire delle opportunità per tutti. E, sempre tornando alle competenze, un'altra problematica è proprio la riconversione delle competenze che non c'è in città. Quindi persone, io mi confronto tutti i giorni, no? Nel mondo del lavoro, con colloqui di lavoro, con esperienze di vita di manager o imprenditori, quello che noto è che non c'è un collegamento tra domanda e offerta. Chiaramente è un momento storico economico che in Italia stiamo soffrendo tutti, anche all'estero, quindi non dico nulla di nuovo, però dobbiamo partire dalla comunità. Ecco, però possiamo dire che comunque il capoluogo di regione, e non potrebbe essere diversamente, è molto, ha molte competenze, vogliamo dire, c'è l'università, c'è il consiglio regionale, ecco, c'è molta attività, ma perché negli anni allora si è andato a perdere la forza e la volontà di vivere all'Aquila? Secondo me è mancata proprio la volontà politica di far riemergere la città dell'Aquila e di far riprendere quel ruolo di capoluogo di regione. E in tutti i casi l'Aquila ha delle potenzialità enormi, da essere una città di scienza e conoscenza a essere una città turistica, una meta turistica. Ma insomma abbiamo Gran Sasso, abbiamo delle bellezze naturalistiche, abbiamo i borghi, quindi ricostruire un territorio attraverso un collegamento, attraverso una comunità diffusa anche nei borghi è fondamentale per ripartire. Siamo quasi in chiusura, però mi viene da dire quanto allora il terremoto del 2009 ha messo paura agli aquilani, ha messo paura alla comunità, è anche questo un motivo dello spopolamento? Ma io non credo. Io stessa sono tornata, amo la mia città, le radici rimangono, no, io credo che manchino proprio le opportunità. E secondo me se noi le diamo ai cittadini, se noi permettiamo ai cittadini di esprimersi e di trovare la giusta collocazione, sì che si ritorna in città. In 30 secondi l'appello del candidato sindaco al comune dell'Aquila, Simona Volpe, agli elettori proprio del capoluogo. Io credo che sarà un piacere ascoltarti e ascoltare i tuoi bisogni quando diventerò sindaco. Credo nella cittadinanza e nella comunità, credo nella partecipazione attiva. Assistiamo alla decadenza dei partiti, credo che noi arriviamo in questo momento con proposte differenti, innovative e che coinvolgono la popolazione, la cittadinanza tutta. Grazie. E Stefania Pezzopane, l'altra candidata donna alla carica di sindaco al comune dell'Aquila, facciamo l'identikit, anche se comunque Stefania Pezzopane è conosciutissima. Io sono Stefania Pezzopane, sono candidata sindaca per la mia città l'Aquila. Ho alle mie spalle una coalizione molto ampia, con oltre 14 tra sigle e partiti e 6 liste. Il mio percorso politico è un percorso intenso, ho svolto diversi ruoli, sono stata presidente della provincia dell'Aquila proprio quando accadde il tragico terremoto e lì ho scoperto delle forze, delle energie speciali sia in me stessa che nella mia città, la capacità di resistere. Poi sono stata assessore al Comune dell'Aquila e mi sono occupata dei bisogni più estremi della mia città proprio nel post-terremoto e quindi sono stata eletta al Senato dopo aver fatto e vinto le primarie e poi alla Camera. Ora sono una deputata, ma il mio amore per l'Aquila è sconfinato e ho deciso di mettermi in gioco per la mia città che vive un momento speciale, difficile. E abbiamo alle spalle il terremoto e la pandemia, abbiamo molte risorse grazie al mio lavoro parlamentare, grazie al lavoro dei governi di centrosinistra. Voglio che queste risorse siano spese per dare lavoro, serenità, ricchezza e che siano risorse investite per le giovani generazioni e per i bisogni
delle persone e dei miei concittadini. Amo l'Aquila e voglio impegnarmi per l'Aquila. Ecco, lei ha già toccato quelli che sono alcuni punti fondamentali poi della campagna elettorale, di quelli che sono i bisogni della città dell'Aquila. Ha parlato di risorse, ha parlato di terremoto. Ecco, quando è fondamentale sfruttare, saper sfruttare quelle che arrivano dal PNRR per dare quella spinta che dia la definitiva ripartenza alla città dell'Aquila. L'Aquila ha un'occasione storica perché su questa città, sul cratere sismico, proprio grazie al mio lavoro parlamentare, abbiamo una misura del PNRR, PNRR Sisma, che è specifica, ce l'abbiamo solo noi, quindi abbiamo sia il PNRR che hanno tutte le città d'Italia, sia quello proprio per il sisma. E quindi è un'esplosione di opportunità. L'amministrazione uscente non le ha sapute giocare, ha distribuito a pioggia una parte di queste risorse senza una programmazione. Uno dei miei obiettivi è programmare le risorse che devono essere finalizzate a creare lavoro, sviluppo e ricchezza. Questa è una città che perde abitanti, che perde i giovani, una città che purtroppo, lo dicono i numeri, sta invecchiando anche per scelte sbagliate. Quindi bisogna invertire la rotta, investire per il lavoro, sul lavoro, investire per la sanità, visto che la regione ha colpito drammaticamente l'ospedale che perde colpi, investire sulla cultura, sul turismo per dare nuove opportunità ai giovani e naturalmente sui servizi sociali, senza i quali la città rischia di impoverirsi da ogni punto di vista. Ecco, lei ha parlato di spopolamento, ha parlato di lavoro che è difficile trovare, però è sempre l'Aquila un capoluogo di regione, anche vicino alle grandi città, ma si sente in città questo distaccamento da altre metropoli, non so, possiamo dire Roma o comunque la costa, per dire un altro nome, Pescara. In questi 5 anni la destra ha isolato l'Aquila, non è stata capace di fare alleanze con nessuna delle città, né della provincia, né della regione, né fuori regione. Nel mio programma io ho il patto per l'Aquila, un patto, uno strumento di governo del territorio concordato con il governo nazionale e con la regione, ove ci siano le priorità delle infrastrutture, dei servizi, dei collegamenti con il resto dell'Italia e naturalmente il patto con Roma. Perché? Perché Roma, la capitale d'Italia, è a un passo dalla città, noi dobbiamo velocizzare gli scambi, ho lavorato perché sull'autostrada ci fosse una nuova visione del governo, sto lavorando per una ferrovia L'Aquila-Roma, insomma l'Aquila deve uscire dall'isolamento, è uno dei miei obiettivi, non più chiusa nelle mura antiche, ma le mura antiche e tutta la città devono essere più accoglienti e capaci di stabilire anche con le città della costa dei legami importanti di natura economica, sociale e finanziaria. Sfruttando anche il turismo. Assolutamente sì, l'Aquila ha avuto negli anni delle opportunità, non le ha sapute sfruttare. C'è un turismo rivolto alle città d'arte, rivolto alla montagna, noi siamo insieme città d'arte e città di montagna, siamo all'interno di un sistema dei parchi, sul turismo bisogna investire e bisogna che la regione non sia strabica, come purtroppo lo è. Investire sulle aree interne può dare un'altra possibilità e può arricchire il turismo di tutta la regione per dare un'offerta più variegata, più ricca e che naturalmente possa portare redditi e ricchezza in questa nostra città. In 30 secondi l'appello del candidato alla carica di sindaco del comune dell'Aquila, Stefania Pezzopane. Voglio che l'Aquila sia una città forte, energica, accogliente, partecipata. Ho lavorato in questi anni per portare tante risorse e tante opportunità. Queste risorse e queste opportunità sono la sfida per il futuro, sono la sfida per l'Aquila delle nuove generazioni. Io mi metto in gioco, voglio mettere in gioco l'Aquila e chiedo a tutte e a tutti di sostenere questo progetto, che è un progetto non per me stessa, non per un gruppo di persone, ma è il progetto per l'Aquila, l'Aquila insieme.
inquadrata uno dei simboli della città dell'Aquila. Siamo alla Fontana Luminosa, con noi il sindaco uscente Pierluigi Biondi, che proverà a tornare sullo scranno più alto di Palazzo di Città per altri 5 anni, ma intanto l'identikit del sindaco Pierluigi Biondi. Sì, sono nato il 1° dicembre del 1974 all'Aquila, sono un dipendente pubblico, sono sposato con Elisa, ho 2 figli meravigliosi che si chiamano Nina e Pietro, di 6 e 3 anni. Sono un appassionato di rugby, tifosissimo del Torino, mi piace la lettura, la musica, suonicchio anche un po', e ho iniziato la mia militanza da giovanissimo, ho fatto il rappresentante degli studenti all'Azienda per il diritto allo studio, al Consiglio nazionale degli studenti universitari, e poi l'inizio della carriera, chiamiamola così, prima consigliere, poi sindaco di Villa Sant'Angelo per 11 anni e dal 2017 sindaco dell'Aquila. Ecco, diciamo che è riuscito a portare il centrodestra unito alle prossime elezioni. Le sfide, lei le sa bene, sicuramente sono quelle di cercare di completare il più possibile la ricostruzione, facendolo soprattutto con i fondi del PNRR. Sì, in realtà abbiamo più canali di finanziamento. Fortunatamente, grazie a una nostra battaglia, 2 anni fa abbiamo ottenuto ulteriori 2 miliardi e 8 per completare la ricostruzione privata e pubblica. Abbiamo vinto bandi importanti del PNRR, abbiamo programmato le risorse del fondo complementare, ad oggi siamo a circa 180 milioni di euro di opere che si faranno in questa città, direttamente da noi o attraverso delle stazioni appaltanti. Naturalmente è un percorso lungo che richiede del tempo, se poi si aggiungono i 2 anni di pandemia che comunque hanno congelato le attività, però io sono molto fiducioso che, diciamo, nel prossimo quinquennio saluteremo definitivamente la rinascita della città. Ecco, si è parlato in questi giorni, in questi mesi, di una città capoluogo che va pian piano spopolandosi come i piccoli borghi, è vero? Non è vero, anzi, L'Aquila è il capoluogo di provincia abruzzese che perde meno abitanti rispetto agli altri. C'è un tema generale di cosiddetto inverno demografico, nascono pochi bambini, anche gli immigrati si adeguano ai ritmi di vita del nostro e quindi fanno anche loro pochi figli, però nonostante ciò L'Aquila perde meno degli altri, se dovessimo vedere il bicchiere mezzo pieno. Tornando alla domanda precedente, parlando anche di ricostruzione, quali sono gli obiettivi della sua amministrazione, ecco, qualora dovesse continuare a stare su Palazzo di Città? Intanto finire l'istruttoria di tutte le pratiche della ricostruzione, siamo davvero agli sgoccioli, l'ufficio speciale ha fatto un lavoro preziosissimo negli ultimi anni. Concludere definitivamente la programmazione della ricostruzione pubblica, portare a compimento la ricostruzione delle nuove scuole che abbiamo, delle 9 scuole che abbiamo già programmato, in realtà su 2 lavori sono già partiti, su altre 2 sono già appaltati, e anche poi dare un senso ad alcuni luoghi identitari, tanto è vero che in una delle ultime delibere di giunta abbiamo proposto, nell'ambito della programmazione della pubblica, la riqualificazione dell'area della ex casa dello studente, che farebbe il paio con il parco della memoria in piazzale Paoli. Ecco, parliamo anche di un capitolo che sta a cuore a tutti i cittadini abruzzesi, è quello della sanità. Ecco, avete idee su questo argomento? Allora, la sanità aquilana sconta la gestione dissennata in generale della sanità, avuta a livello nazionale e a livello regionale. A livello nazionale, col contingentamento dei posti letto, con gli algoritmi che non tengono conto delle caratteristiche di una zona come l'Aquilano, che è un'area interna. A livello regionale abbiamo avuto il blocco del turnover a causa della giunta D'Alfonso al 20%, abbiamo avuto pochi investimenti nell'edilizia sanitaria, addirittura i pochi previsti sono stati bloccati per consentire l'ingresso dei privati nella costruzione degli ospedali. Abbiamo fatto marcia indietro, la Regione opportunamente ha fatto marcia indietro, oggi siamo in grado di programmare la ricostruzione dell'ospedale di Avezzano, la realizzazione della centrale unica del 118. All'Aquila bisogna fare investimenti naturalmente in termini di risorse umane. Il problema più grosso, che il Presidente Marsilio ha rappresentato a più riprese, è che non è possibile fare sanità di qualità, soprattutto dopo l'emergenza Covid, mantenendo inalterati i trasferimenti del Fondo Sanitario Nazionale. Ha parlato di risorse umane, quanto è importante, quanto è fondamentale avere più posti di lavoro per far sì che comunque resti una città capoluogo, questa vivibile? Beh, questo è fondamentale, è la base di tutto, senza lavoro non vivono
le comunità. È per questo che abbiamo fatto battaglie importanti contro il precariato e abbiamo dato prova, per esempio, nella stabilizzazione di oltre 100 persone dentro il comune dell'Aquila. Abbiamo fatto battaglie per il risanamento delle nostre partecipate, abbiamo fatto battaglie su temi importanti come quello dell'internalizzazione del call center che lavorano per conto di INPS. Facciamo battaglie ovunque ce ne sia bisogno. Ci sono dei dati positivi, certamente. Faccio l'esempio del Tecnopolo, da 500 a 1800 addetti. Ci sono tante nuove aziende che si insediano nella città dell'Aquila. Naturalmente questo non è sufficiente. Bisogna continuare sulla strada degli investimenti, cosa che faremo con il fondo complementare, con la misura B e con le altre risorse destinate al Comune dell'Aquila specificatamente o alla Regione Abruzzo attraverso la programmazione FESR. L'appello del candidato sindaco Pierluigi Biondi agli elettori del Comune dell'Aquila. Ma l'appello è a guardare quello che è stato fatto, a valutarlo serenamente e a consentire a questa amministrazione di portare avanti il cambiamento che abbiamo iniziato 5 anni fa.